Ciao a tutti e benvenuti come ogni anno nel video sui regali di Natale. È uno dei momenti più attesi qua sul canale, infatti su Instagram già in molti mi avete scritto quando esce il video dei regali di Natale, dando per scontato che almeno questo video sarebbe uscito, nonostante io sia latitante ormai da diverse settimane, mesi, non tengo più il conto e dovete veramente perdonarmi, ma è un periodo un po' particolare. Diciamo che è un periodo bello tosto, soprattutto le ultime settimane a lavoro sono state impegnative, non avevo la testa veramente per nulla, quindi sono un po' sparita per questo motivo, però quando ho le energie e magari soprattutto la voglia di raccontare o condividere qualche cosa, sappiate che io sono qui su Instagram. In realtà ci sono bene o male tutti i giorni. Questo mese, come ogni anno, abbiamo aperto assieme i calendari dell'avvento e siete impazziti per quello di Taki, impazziti! Sono molto contenta, anche se mi sono sentita un po' offesa perché in molti mi avete scritto che saltavate tutte le altre storie per vedere solo l'apertura del calendario dell'avvento di Taki. Comunque, bando alle ciance, piccola premessa: come ogni anno, io giro questo video perché ho proprio la felicità nel cuore, perché mi piace poter condividere un momento di gioia, di sorpresa, di novità assieme a voi. Non per vantarmi, per ostentare, mostrare chissà che cosa. Io so benissimo di essere una persona molto molto fortunata. Anche quest'anno ho ricevuto dei regali che non so nemmeno io se merito, probabilmente non merito. Mi sento veramente molto molto grata e felice e mi piace poter condividere quest'area di festa, novità e gioia, soprattutto in questo periodo che per me è stato molto duro e che probabilmente sarà ancora un po' impegnativo. Mi piace poter condividere un momento di luce, di bellezza. Poi ho scoperto che in tanti utilizzate questi video per prendere ispirazione per fare regali ai vostri cari, non necessariamente di Natale, quindi spero di darvi qualche spunto interessante anche nel video di oggi. Se fossi una brava YouTuber terrei questo regalo per ultimo, ma siccome mi sono arrivate tante cose inerenti a questo regalo specifico, ve lo faccio vedere subito e ne parliamo immediatamente. Non so nemmeno come è venuto fuori il discorso, fatto sta che se appunto mi seguite almeno da un annetto a questa parte, avrete notato che bevo caffè almeno tutti i giorni. Rispetto a 2, 3, 4 anni fa in cui bevevo molto molto raramente il caffè, le mie abitudini sono cambiate molto. Sono cambiati un po' anche i miei gusti in fatto di caffè, bevande calde in generale, e quindi avevo tirato un po' fuori l'argomento, probabilmente con la mia famiglia, manifestando il desiderio di voler cambiare la mia macchina del caffè, la mia iconica Lattissima One che quasi tutti i giorni mi faccio sempre vedere nelle storie che ci faccio il cappuccino, eccetera. È una macchinetta per cui negli anni mi avete sempre chiesto in tantissime informazioni. Io ho sempre cercato di aiutarvi come meglio potevo, perché non sono comunque un'esperta. Sono una consumatrice, una macchinetta che io ho acquistato quando ancora vivevo a Ferrara, 4-5 anni fa, e in questo tempo appunto le mie abitudini, i miei gusti sono cambiati molto e quindi sentivo di voler cambiare macchina del caffè, rimanendo però sempre nella famiglia Nespresso perché a me piace molto. Quindi il primo regalo che è arrivato, non ci sta nemmeno nell'inquadratura, è una nuova macchina del caffè, la Vertuo Pop, che a me è arrivata nera. È stato un regalo da parte dei miei genitori, un super mega regalo, e devo dire che io sto adorando. Finora sto esplorando adesso i vari caffè, però mi sta piacendo veramente tanto. Nelle storie oggi ve l'ho fatta vedere, forse era ieri, non mi ricordo, scrivendo che in ha inizio una nuova era del caffè, e in tanti siete rimasti sconvolti e alcuni mi hanno fatto notare che appunto non ha la possibilità di fare direttamente il cappuccino latte macchiato come ce l'aveva la mia Lattissima One, e che è più rumorosa dell'altra macchina del caffè. Vi dirò, ci mette anche più tempo a fare il caffè, anche semplicemente l'espresso, però io per adesso sono molto soddisfatta di questo cambiamento. Il caffè mi piace di più e il cappuccino lo posso sempre fare
per vie traverse. Infatti, oltre alla macchina del caffè, ho ricevuto anche l'Areoccino 4, che penso sia l'ultimo Areoccino in casa Nespresso arrivato, che ha proprio tutte le funzionalità del mondo, fa la schiuma a freddo, quindi quest'estate, senza patire il caldo, potrò farmi il cappuccino con la schiuma di latte fredda, scalda il latte, fa la schiuma soffice o la schiuma densa. E io sto già adorando, mi piace tantissimo, è silenzioso e in 2 minuti circa prepara la schiuma di latte. Io adesso l'ho utilizzato in questi giorni per questo, quindi veramente adoro tantissimo. Sempre i miei mi hanno regalato questa bellissima ciotola, contenitore, portacapsule, display, portacapsule per la Vertuo. Penso che uno ci possa mettere veramente qualsiasi cosa, però appunto io la sto utilizzando per le capsule. Ecco, la diversità fra queste capsule e le original della Nespresso è che sono panciute in maniera diversa. Se hanno una piccola gobba è per l'espresso, una un po' più grande per il doppio espresso, una ancora più grande ad esempio per il caffè lungo, e poi ce n'è una bella bella cicciotta che è per il caffè molto molto lungo, quindi dipende un po' dalle esigenze, dalle preferenze che uno ha di caffè, però appunto c'è diversa scelta. E proprio per questo mi sono beccata anche non un sacco grande quanto me, aspettate, dov'è l'altro? Ma bensì 2 sacchi grandi quanto me di capsule per la nuova macchina del caffè. Quindi in questi mesi avrò modo di provare bene o male tutte le capsule che ha in commercio Nespresso. Alcune si avvicinano molto, non hanno lo stesso nome delle original, ma secondo me, guardando un po' le caratteristiche, assomigliano a delle miscele che ho già provato con l'altra macchinetta, quindi sono curiosa di vedere se è così oppure no. Per adesso sto adorando il caffè al caramello, che è uno di quelli molto molto lunghi, che mi piaceva comunque anche con l'original. Sto provando diversi espresso, ma prima o poi proverò tutto, anche perché appunto ho 2 sacchi pieni di capsule, quindi proverò la qualunque. Non so se può interessarvi o meno un aggiornamento sulle capsule che mi sono piaciute di più o meno, però sempre su Instagram molto spesso comunque vi condivido se ho delle belle scoperte. Quindi nel caso fatemelo sapere, che potrei pensare di farci anche più avanti magari un video qua su YouTube. E sempre assieme alla macchina del caffè è arrivato anche un set di 2 tazze Lume, che in realtà non sono solo per la Vertuo, ma sono delle tazze comunque che vende la Nespresso al di là delle loro macchine per il caffè. E sono 2 tazze bianche mug, bellissime, perché fuori sono tipo in soft touch, o comunque sono opache, belle, bianche, e il piattino invece è tipo di vetro, semitrasparente, di nuovo opaco, arancione. Veramente molto molto fine ed elegante. Da un'amica di famiglia ho ricevuto un profumatore per ambienti, un diffusore che è meraviglioso. Penso che il brand sia Ipuro, ma non ne sono sicurissima, perché questa amica di famiglia vive in Germania, quindi probabilmente alcune cose sono un po' diverse da noi. Fatto sta che la boccettina è veramente molto molto bella, ricorda un po' tipo le ceramiche. Anche questo ciondolo con i limoni, perché la profumazione si chiama Capri, anche se non è agrumata. Sapete, io non apprezzo particolarmente gli agrumi, in particolare l'arancia e il mandarino, però in realtà questo profumo è molto buono e raffinato, non è nemmeno così forte o intenso e soprattutto non sa di agrumi, però appunto si chiama Capri e ha questo ciondolo che una volta finito di utilizzare, immagino, la boccetta, può essere attaccato alla borsa o come portachiavi, ha proprio il gancio insomma da portachiavi, quindi un'idea veramente molto molto carina. Da mia sorella, momento self care, mi è arrivata la crema per il contorno occhi Ginseng di Origins, che ormai utilizzo da 2 anni. Uso soltanto questa. Prima utilizzavo quella di Kiehl's, la classica all'avocado, ma da quando ho scoperto la Ginseng
per me non si torna più indietro, perché io non ho delle occhiaie particolarmente scure o pronunciate e quindi io mi trovo molto bene con questa crema perché oltre a idratare il contorno occhi va anche a schiarire un po' le occhiaie, dà immediatamente un effetto più luminoso, più rinfrescato e proprio sveglia lo sguardo. Quindi siccome io non vado a mettere mai il correttore sotto gli occhi proprio perché non ho tantissime occhiaie, questo prodotto fa sì che comunque il mio sguardo non sia di una persona appena sveglia che non ha chiuso occhio durante la notte e poi va appunto a idratare. Quindi per le mie necessità questa è proprio bellissima. A proposito di contorno occhi, una maschera di Sephora per il contorno occhi, se non sbaglio questa è al melograno, esatto, l'avevo già provata in passato e ricordo che mi era piaciuta. Ops, mi era piaciuta tanto, quindi sono contenta di averla ritrovata. E poi il regalone dei regaloni. Dovete sapere che io ho fatto il filo a questo profumo da mesi. Non so nemmeno come mi è capitato, forse ero entrata in profumeria con mia mamma perché doveva ricomprarsi un profumo e avevo visto che era ai tempi appena uscita questa versione Gucci Flora Jasmine, che appunto ha come base il gelsomino, mentre la versione rosa che avevo visto anche nella pubblicità un sacco di tempo fa era rosa ed era base di gardenia, e per me era veramente troppo troppo floreale. Forse per noia, forse per curiosità, perché il gelsomino è tipo uno dei miei profumi e fiori preferiti di sempre, l'ho voluto provare e all'inizio mi ero un po' spaventata perché in realtà sì, si chiama Jasmine, ma ha delle note di bergamotto, come vi dicevo. Mandarini, arance, questi tipi di agrumi mi spaventano perché non mi piacciono, proprio l'odore mi dà fastidio. Quindi quando ho letto bergamotto ho detto ottimo, sta a vedere che non mi piacerà e sentirò soltanto quello lì. In realtà no, è sempre molto floreale, però rispetto a gardenia mi piace molto molto di più. E anzi, appena messo nulla di che, passavano i minuti, le mezz'ore, le ore e io non riuscivo a far altro che annusarmi, annusarmi, annusarmi di continuo e annusare questo profumo. E avevo chiesto anche un campioncino in profumeria e ho cercato di farmelo durare il più possibile perché io adoravo profumarmi con questa fragranza, adoravo sentirmi di questo profumo. Non so spiegarvelo, però se vi piacciono i profumi probabilmente capirete e quindi sono veramente molto molto contenta che me lo abbia regalato perché per me era una spesa non necessaria. Io comunque ho dei profumi ho dei profumi, quindi vedevo questa spesa come una cosa non necessaria, non è nemmeno un profumo che costa poco, quindi sono detta no, vado avanti col campioncino, ci penserò, magari quando andrà in sconto ci penserò. Cercavo di rimandare e rimandare il momento e sono molto molto contenta che mi abbia regalato questo profumo. Tra l'altro la boccetta è veramente troppo carina, mi piace tantissimo il design. Io avevo addocchiato la versione ovviamente più piccola, che è quella che costa meno, questa è se non sbaglio da 100 ml, bellissimo. L'unico libro che ho ricevuto quest'anno è il libro di Elisa True Crime, Brividi, in cui racconta delle storie che non ha mai raccontato sul suo canale YouTube, perché penso che ormai tutti conosciate Elisa True Crime, giusto? Nel caso è una ragazza che ha un canale YouTube bellissimo, sono molto contenta del successo che sta avendo perché è bravissima a raccontare le storie e in particolare lei si concentra su storie di true crime, delitti, scomparse, casi di cronaca nera per intenderci. E dovete sapere che quando ho scoperto io Elisa True Crime, aveva 1000 follower forse nemmeno e ve l'avevo consigliata in un video preferiti veramente di un anno e mezzo, 2 anni fa. Non aveva tantissimi video sul suo canale, però mi aveva colpito già da subito, mi era piaciuta un sacco e ve l'avevo consigliata già all'epoca perché io ascolto, guardo, vedo tantissimi documentari, podcast, canali YouTube non solo relativi al true crime, ho anche letto dei libri, eccetera, quindi mi appassiono a storie appunto di cronaca e lei è
penso la più brava o comunque quella che incontra di più quelli che sono i miei gusti, quello che io cerco in una persona che racconta questo tipo di storie. Quindi sono molto contenta di aver ricevuto il suo libro. Avevo iniziato ad ascoltarlo su Storytel tempo fa, ma poi non ho rinnovato l'abbonamento, quindi non lo avevo ancora, forse avevo finito la prima storia se non sbaglio, che tra l'altro è una storia riguardo a un serial killer coreano di cui c'è un bellissimo documentario su Netflix che vi consiglio caldamente. Quindi sì, io sono super contenta, è molto in linea con quelli che sono i miei gusti, sono felicissima e super curiosa di leggerlo, anche perché è veramente un sacco di tempo che non finisco un libro. In questi mesi ho iniziato tantissimi libri fumetti, ma non ne ho terminato nessuno. Andando avanti, dai miei amici ho ricevuto questa felpa che è enorme, non so come farvi vedere. È di Pumpling e sopra ha praticamente Taki, questo gatto rosso vestito come nell'Attacco dei Giganti, come il corpo di Ricerca se non sbaglio. E sempre così con protagonista il gatto rosso, ne ho una carinissima in cui il gatto vestito da samurai mi ricorda troppo Taki, e anche in questo caso ditemi se non sembra Taki. Ho ricevuto anche una maschera viso di Fria, che non sapevo facesse le maschere viso, almeno io non le avevo mai viste, e questa è carinissima perché si chiama proprio Giappone, ha un'immagine del Giappone, sebo equilibrante, è con estratto di zenzero e liquirizia, quindi molto curiosa di provarla. Anche qua piccolo aneddoto, stavo per ordinare questi fumetti a pochi giorni da Natale, solo che erano esauriti, cioè non erano più disponibili nella fumetteria in cui volevo ordinarli, quindi mi sono detta vabbè, sono anni che voglio prendere questa miniserie, non ce la faccio nemmeno adesso, amen, cioè ormai sono talmente tanti anni che aspetto, prima o poi capiterà il momento giusto. Fortuna che non erano disponibili questi fumetti perché mi sono stati regalati. La serie è Oltre le Onde ed è una miniserie completa in 4 volumi, mi sono arrivati tutti e 4. Io sono veramente un sacco di anni che vi parlo di questo fumetto, che ce l'ho in wishlist e nessuno ancora aveva avuto il buon senso di regalarmi questi fumetti, quindi sono veramente troppo felice di avere fra le mie mani questo manga. Tra l'altro è un manga che anche voi spesso mi consigliate, dovrebbe trattare anche tematiche LGBTQ+. Purtroppo temo di aver buttato l'etichetta principale di questa scatolina. Comunque è un set di tisane della Kapper, che a me piace molto come brand di tè, principalmente perché di tisane non ne bevo tante. Però adesso ho una bellissima selezione, tantissimi gusti diversi da provare. Penso che fra le prime che proverò sono quelle per la notte, perché ho veramente bisogno di rilassarmi, viste tutte le chiusure che faccio al lavoro e altro. E sono comunque curiosa di provare qualcosa di nuovo. Tra l'altro qua è bellissima la scritta, la confezione, è super carina. E riguardo questo regalo, dovete sapere che Erika, che mi ha fatto la maschera viso e le tisane, è una mia amica da un sacco di tempo, anche lei ha un canale YouTube. Probabilmente se siete qua da un po' di tempo conoscerete anche voi Diary of a Bibliophile. Comunque, quest'anno, come regalo di compleanno e Natale, perché il suo compleanno è il 22 dicembre, quindi vicino a Natale, io le ho fatto un set di maschere viso e un set di tisane della Pucca, con una confezione un po' natalizia e eccetera. E mi fa un sacco sorridere che lei per Natale mi abbia regalato un set di tisane e una maschera viso. Cioè praticamente ci siamo fatte lo stesso regalo, lo stesso tipo di regalo, cioè siamo proprio telepatiche. E questa è una cosa che mi fa sorridere tantissimo, perché nonostante comunque la distanza, lei è di Bologna, io adesso sono qua a Milano, e comunque io non ho mai vissuto a Bologna. Ci siamo conosciute tramite i social, principalmente tramite YouTube, e nonostante questo negli anni abbiamo continuato a sentirci e abbiamo continuato a coltivare la nostra amicizia. Mi fa un sacco sorridere questa coincidenza, perché ci piacciono tante cose diverse ma anche tante cose simili, e questa è la riprova di quanto siamo sulla stessa lunghezza d'onda, soprattutto in questo periodo. E con questo io concluderei il video dei regali di Natale.
Io mi guardo attorno e penso proprio di non meritarmi questi regali, di essere estremamente fortunata e nulla, spero che anche voi abbiate passato delle buone feste, se avete voglia di raccontarmi un po' che cosa avete ricevuto per Natale, qual è stato il regalo più bello per voi anche in maniera proprio simbolica, fatemelo sapere, mi raccomando, se avete un piccolo aneddoto che ci tenete a raccontarmi o che volete condividere, vi leggo tutti qua sotto nei commenti. E nulla, io colgo l'occasione anche per augurarvi buon anno. Non so quando tornerò col prossimo video, ma come vi dicevo già a settembre, non ho intenzione di abbandonare per sempre il mio canale. In questo momento va un po' così, però prendiamo quello che riusciamo. Io, soprattutto negli ultimi mesi, ho imparato a vedere di più quello che ho rispetto a quello che manca e a vivermi il più possibile, sfruttare, diciamo, il più possibile quello che ho a disposizione e non rimuginare e soffrire su quello che invece vorrei ma non posso avere. Auguro anche a voi di poter riuscire a sfruttare al meglio le situazioni in cui siete, anche se non vi soddisfano magari al 100%, anche se state attraversando un periodo difficile, triste, complicato. Spero che ci sia comunque l'opportunità di vedere qualcosa di positivo che vi permetta comunque di essere sereni. Io vi ringrazio per l'anno che abbiamo condiviso assieme fra tantissimi alti e bassi, me ne rendo conto, sono stata molto discontinua, poco costante e mi dispiace aver infranto delle promesse, tra virgolette. Non l'ho fatto con cattiveria o con menefreghismo, ma come vi dicevo a settembre ho cercato di pensare un po' più al mio benessere. Io in tante situazioni mi sono impegnata tanto e ho cercato di dare il meglio che potevo e mi dispiace che non sia stato all'altezza in primis delle mie aspettative. Vi ringrazio comunque per tutto l'affetto e il sostegno perché nonostante tutto questo continuate ad esserci su Instagram, molto spesso mi scrivete anche quando sparisco magari per dei giorni perché mi sento talmente uno schifo che non vorrei proprio sparire dal mondo, ricevere invece i vostri messaggini o quando mi condividete che so video, foto di cose che avete visto e che pensate possano piacermi o di eventi che pensate possano interessarmi. Cioè, siete come degli amici virtuali per me alla fine, come ricevere appunto il messaggino dal tuo amico che dice guardati comunque ti penso, sei nei miei pensieri, nonostante tutto, ripeto, quello che è successo negli ultimi mesi, no? Un po' il mio allontanamento, la discontinuità e mi dispiace perché un po' sento di aver deluso me stessa non riuscendo a portare a termine delle cose che invece mi ero prefissata, mi dispiace quindi pensare di aver potuto deludere anche voi, però ripeto, io sto cercando di fare il meglio che posso, di tenere le redini della mia vita e di continuare a fare comunque qualcosa che a me piace tanto, fare video e condividere comunque le mie passioni con voi. Vi auguro di cuore di iniziare il 2023 in maniera serena e vi ringrazio ancora tanto. Ci vediamo alla prossima e nel frattempo ci becchiamo sempre su Instagram. Ciao!